Da donna a donna tour, un incontro dibattito a Villa Lanzara sul femminicidio e la violenza sulle donne. L'argomento è stato affrontato da più punti di vista, dalla campagna di sensibilizzazione a partire dalle scuole all'importanza di una nuova normativa, passando per la necessità di avere sui territori dei punti di riferimento come gli sportelli antiviolenza. Un tour organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, che ha toccato già la Sicilia e la Lombardia e voluto fortemente Sarno come tappa campana dalla senatrice dei 5 Stelle Luisa Anglisani e dalla consigliera delegata alle pari opportunità del comune di Sarno Maria Bellomo. Una commissione d'inchiesta ad hoc, il primo passo è però la denuncia e tra le altre cose come istituzione il primissimo passo è quello di sensibilizzare e far capire che una donna è protetta. Assolutamente, lo scopo proprio precipuo della commissione è proprio quello di sensibilizzare e io con questo tour proprio voglio estendere l'invito a tutti, tutta la società, a tutti gli addetti lavori, a tutte le associazioni coinvolte per la tutela della donna e quindi la sensibilizzazione, portare per me fuori quello che avviene all'interno delle istituzioni diventa davvero importante, sia per l'informazione, per una corretta informazione, allo stesso tempo anche per far sentire alla donna, nel caso specifico, che è tutelata dall'istituzione e quindi questo accorciamento delle distanze che diventa importante tra l'istituzione e la donna vittima. Batto sempre sul discorso culturale, quindi intanto sì, la prevenzione, il coinvolgimento di tutti gli addetti ai lavori, tutte le agenzie educative, dal carcere alle scuole, scuola per ogni ordine e grado, quindi intervenire lì, possiamo intanto lavorare molto sulla cultura. Di fatto lo scopo proprio di questo tour è proprio quello, investire molto sulla cultura e parlarne correttamente, cosa fa la commissione e come aiutare le donne a non solo denunciare, ma al coraggio anche di dire la verità al momento della denuncia. Questo tour è stato fatto proprio per questo, per sensibilizzare il territorio a questa tematica che è diventata oramai una piaga sociale. Abbiamo delle percentuali altissime di femminicidio, ogni 5 giorni muore una donna per femminicidio. Noi dobbiamo partire proprio da questo, dalla sensibilizzazione e dall'informazione e formazione. Dobbiamo fare proprio da ponte con tutte le altre istituzioni, quali le istituzioni, gli enti locali, la questura, la scuola, affinché possiamo tutti quanti insieme lavorare in sinergia e affrontare il problema. La cosa importante adesso è puntare proprio su centri di accoglienza maggiori e poi la cosa ancora di più direi andare oltre, perché molto spesso le donne non si ribellano per questioni economiche, quindi creare un feedback in modo tale che se la donna riesce a liberarsi poi deve avere una protezione economica mentre non trova lavoro e non si avvia una nuova vita. In Parlamento stiamo lavorando all'unanimità per fortuna, perché questo tema è un tema condiviso da tutte le forze politiche. Abbiamo approvato la cosiddetta legge definita Codice Rosso, che ha previsto l'inasprimento delle pene, ha previsto l'allungamento dei tempi di denuncia, perché fino a qualche mese fa erano solo entro i 6 mesi, adesso abbiamo dato la possibilità alle donne vittime di violenza di poter denunciare coloro che li maltrattano anche entro 12 mesi. Abbiamo inserito il cosiddetto emendamento Revenge Porn, che soprattutto nelle nostre zone io credo sia fondamentale. Parno aveva un punto di riferimento per le donne, non c'è più, come si fa? Aveva un centro, uno sportello antiviolenza che tra l'altro funzionava benissimo. Ad un certo punto c'è stata una fine, insomma, di questo, non ci sono stati più finanziamenti erogati per mantenere uno sportello che ovviamente ha bisogno di personale competente. E quindi siamo stati costretti a chiuderlo. E io, finché avrò la delega di questa commissione, farò tutto il possibile perché possa essere riaperto. Siamo riusciti ad ottenere già comunque una casa rifugio. Abbiamo ottenuto dalla regione circa 200.000 euro. Io mi batterò fino alla fine perché assolutamente venga istituito uno sportello antiviolenza.